Le mie caviglie? Oh, santo cielo, ci conosciamo appena. No, io... Chi... Cosa sei tu? No, No! aiuto! Pietà! È il mondo dei fantasmi che entra nella nostra dimensione. Questo deve essere il punto in cui il nodo si focalizza. Ci serve aiuto. Ray, ci sei? Rispondi, Ray! A quanto pare tocca a noi. Troviamo la stanza 1221 e facciamola finita. Vieni a giocare con i miei amici. Via di qui! Sei pronto? Oh, sei venuto per giocare? Oh, conosco tanti giochi. La 1221 non c'è. Dov'è? La 1221 deve essere qui per forza. In questo lavoro non puoi fidarti dei tuoi occhi. Sicuramente è qui, anche se non la vediamo. All'aria invitante. Non mi sembra molto solido, ma non abbiamo altra scelta. Vieni da me, piccolo uomo. Non aver paura. Siamo soli. Ma quali sono? Non è roba mia. Questi sono tutti miei. Gli uomini quelli arrabbiati, quelli affamati, quelli frettolosi, sì. Ora sei qui, e questo significa che sei mio. Non ti farà per niente male. Occhio.
questo è per te! Facendo la cura. Sparagli! Non lasciarlo ricaricare. Ci sei quasi. Far male a me. Che sciocco. Vieni a giocare con i miei amici. Voglio affessi! Tatti multipli! Guai in vista! Via di qui! Oh! Guarda, la mappa del mandala. Ray, Winston, avanti, ci siete? Egon, cos'è successo? Stai bene? La recluta ha trovato il 13° piano, isolato. Ora i livelli di energia psicocinetica sono accettabili. Questo nodo del mandala è stato neutralizzato. Ottimo! Dove siete? Siamo tornati al 12° piano. Ma qui è tutto normale. Siamo nella sala da ballo Rubino. Ci vediamo alla Ecto 1. Egon, spiegami, perché ci aggiriamo senza meta nella nebbia? È il nodo finale, Beckman. Chiudiamolo e sigilliamo il mandala con i fantasmi al suo interno. Mi spiace deluderti, Egon, ma io non vedo un mandala. Stavi dicendo? L'isola di Shandor è qui. Instabile. Lascio a terra e faccio il giro. Se la Ecto 8 affonda è la fine. Ray, sei tu il più entusiasta dell'isola fantasma. Perché non mi lasci in barca? Uno fa una gentilezza e in cambio che cosa ottiene? Occhiate sospettose. Andiamo, dai. A nessun altro piace andare incontro alla morte più di me. Qual è la storia di questo posto, Egon? L'isola è di proprietà degli Shandor da secoli. Il castello è circa del 1860. Ivo Shandor l'ha usato come rifugio, laboratorio e tempio per i membri della setta di adoratori di Gozer. Ok, siamo d'accordo. Ma qualcuno mi vuole spiegare come fa un'isola ad affondare? La notte in cui morì l'ultimo Shandor, la marea salì a tal punto che il fiume inghiottì l'isola. Shandor aveva consacrato l'isola a Gozer e il mondo dei fantasmi se l'è presa. La fortuna della città è che sta in mezzo al fiume e non in centro. Per ora ci va bene.
Ma il mondo dei fantasmi continuerà a prendere piede nel nostro, provocando danni incalcolabili. Fin qui è il solito lavoro d'ufficio. A quanto pare dobbiamo imboccare le scale per entrare. È un grosso buco, ragazzi. E a me non va di nuotare nell'acqua arriverà novembre. Quindi come pensi Buona di idea. Passare da... Guarda un po', la recluta ha spostato la gru. E ora fa oscillare. Quasi. Spostala di qua per coprire il buco. Dai, forza, ci sei quasi! Wow, grande! Ehi, ragazzino! Ottimo lavoro! Occhio! Stai bene? Che ti prende? Lo sai che se moriamo non ci pagano. Tutto bene, recluta? Andiamo avanti. Attenzione, non portiamo il casco. Ragazzi, quei detriti che precipitano sono troppo pericolosi. Devo portare la Marine Ecto 8 in un punto più sicuro. Non allontanarti troppo, Ray. Potremmo aver bisogno di te urgentemente. Certo, marinaio Zed. Se hai bisogno di me, suona il corno. Guarda che roba. Uno spettacolo da 3 milioni di dollari anche per gli standard di Manhattan. Mi ricorda il mio appartamento. Lo stile degli edifici pubblici di Shandor va dal Federal all'Art Deco. Tuttavia il suo gusto personale propendeva ovviamente per il bozzeriano. Ah, adesso capisco cosa si intende con antico demoniaco. Questa cosa non mi piace.